Dal 13 al 17 marzo si terrà la prima edizione di BPCO Zero Week, l'evento nazionale che mette a disposizione dei pazienti con BPCO, la broncopneumopatia cronico-ostruttiva, consulenze gratuite in 40 centri specialistici a livello nazionale. L'iniziativa, patrocinata dalle più importanti società scientifiche e associazioni di pazienti in ambito pneumologico, è realizzata con il supporto non condizionato di AstraZeneca e ha l'obiettivo di sensibilizzare circa 3 milioni e mezzo di pazienti con BPCO in Italia sull'importanza di una corretta informazione sulla patologia e sui possibili rischi legati a una sottovalutazione e gestione non adeguata dei sintomi. Questa è un'iniziativa che vuol assicurare ai pazienti una corretta gestione della patologia, assicurando dei controlli in un periodo in cui purtroppo per motivi contingenti legati appunto alla pandemia le strutture ospedaliere, le strutture che appunto sono deputate a questo sono state bloccate per vari motivi e c'è stata anche da parte dei pazienti una paura di recarsi nelle strutture ospedaliere per paura di ulteriori contagi, quindi un po' si vuole sottolineare l'importanza dei controlli, l'importanza di una corretta gestione di questa patologia. La BPCO è innanzitutto un termine molto complesso che sta per broncopneumopatia cronico-ostruttiva, con la quale si intende l'insieme di due patologie, la bronchite cronica e l'enfisema polmonare. Sono entrambe presenti nel paziente che ha la BPCO in percentuali variabili, chi è più enfisematoso, chi è più bronchitico cronico. Una malattia progressiva, nel senso che tende a peggiorare nel tempo, e questo peggioramento è legato sostanzialmente al ritardo che si ha nella diagnosi, al fatto che molto spesso i farmaci non vengono assunti in modo corretto o costantemente e alla presenza di reacutizzazioni bronchiali, cioè di peggioramento della malattia, a volte su forma virale, a volte per causa batterica, altre volte per causa anche cardiovascolare, che fanno sì che la malattia peggiori aumentando decisamente la mortalità. È importante una corretta informazione del paziente perché molto spesso purtroppo il paziente arriva da noi medici, medico di medicina generale o specialista in malattie dell'apparato respiratorio tardivamente, ma perché? Perché il fumatore che intorno ai 60 anni comincia ad avere un po' di dispnea o di tosse, imputa questa dispnea al fumo, e il fumo ovviamente mi fa mancare un po' il respiro, e al fatto che sta invecchiando. E in realtà quando manca il respiro, quando c'è la dispnea, non è mai normale, c'è qualche causa che la determina, quindi già i primi sintomi sono quelli importanti. Andare costantemente poi dal medico per i controlli periodici proprio per vedere l'evoluzione nel tempo della malattia e intercettare eventuali peggioramenti è fondamentale per far sì che il paziente possa essere seguito nel tempo nel modo più adeguato. La BPCO è una malattia che si può curare e per fare questo è essenziale fare due cose. Primo, arrivare ad una diagnosi precoce il prima possibile per iniziare una cura anche nello stesso tempo il prima possibile. Con quale cura noi curiamo la BPCO, o meglio trattiamo la BPCO? Con una terapia inalatoria che è costituita dall'utilizzo di broncodilatatori o di broncodilatatori più lo steroide inalatorio. Questi farmaci vengono dati per via inalatoria in un unico device e normalmente ciò facilita l'utilizzo della terapia. BPCO Zero Week è un'iniziativa estremamente interessante che permetterà di fornire alla popolazione un'opportunità di esecuzione di un esame semplice, non invasivo e rapido come la spirometria, che ci permette di andare ad identificare anche in fase precoce la BPCO stessa.